Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Shadow Mordor. Bene, andiamo pure a fare la quest principale. Io mi sono fatto una secondaria off camera per prendere un po' di punti perché ne avevo bisogno. Sono anche morto, vabbè, pazienza, però l'esercito più o meno ce ne sono giunti due più un capitano, pazienza, amen. Me ne farò una ragione. Vediamo un po' cosa volevo dire. I potenziamenti e le rune. Ho sbloccato altre cose, ma non ho messo niente perché non mi interessava al momento. E quindi io penso che possiamo anche andare avanti. Ok, andiamo pure nella quest principale. Vediamo un po' che succede, mamma mia. E vai, andiamo pure. Ormai siamo messi bene, dai. Abbiamo abbastanza abilità, abbiamo un discreto punteggio. Tutorial nuova regione. Iniziando questa nuova missione verrai trasferito in una nuova area. Puoi tornare a Udum in qualsiasi momento nella mappa premendo Start o Select, usando il viaggio rapido per le torri. Ogni area ha un punto, ha un proprio esercito. Ok, quindi abbandono questo esercito qua, pazienza, amen. Ok, andiamo pure. L'odore della carne fresca attira sempre gli spazzini. E viaggiano spesso in branco. Andiamocene, ora. La regina sarà felice. Però siamo qui. Wow. Regina della riva. Madre! Il ramingo caduto del cancello nero. Avvicinati. Secondo vostra figlia avete qualcosa per me? Non per te, Talion. Si sta facendo tardi. L'oscuro signore e il suo esercito marceranno sul mondo, ma grande potere per impedirlo. Sono qui per questo. Vai alla cicatrice di Morgoth. Sottrai l'opera elfica e il ghoul. Sì, forte madre. Di cosa soffre tua madre? Non si sa. È peggiorata dopo i suoi viaggi. Non esiste rimedio? Esisteva, ma hanno invaso l'accampamento. Ho capito che dobbiamo andare a aiutarla, va? Ok. Ti unisci a me per la guardia? Non volevo lasciare solo mio marito. Ma se lo desideri, posso scalare Karkost e chiamarti da una torre all'altra. Però. Resta con me, amore. Aspetteremo l'alba insieme. Che dolce. Devo raggiungere la cicatrice di Morgoth. Forse troveremo le tracce dei ghoul vicino a quella carovana depredata che abbiamo visto nei pressi della gola. Ok, un'ottima idea, insomma. Andiamo pure. Trova la carovana.
Questa quindi è una zona tutta nuova da esplorare. Non avevamo finito di esplorare l'altra, però dai, insomma, sì. Come ci torno indietro? Va detto dalla mappa, però io non vedo un cazzo da poter tornare indietro. Boh, vabbè, ci scoprirò poi. Andiamo pure. Andiamo un po'. Intanto facciamo nostra la zona. Qui c'è la torre. Così siamo a postolo. Prendiamo un po' di punti. Vieni qua, vieni, va. E vai. Perfettico. Zona esplorata. La mia casa elfica che ignoro. È questo il mio retaggio. Scusate, sa, Peti, ma prima di prendere la battaglia pesante vorrei andare a fare un po' di manufatti che comunque sono utili a prendere punticini. No, aspetta, scendi giù, grazie. Ho detto scendi giù, porca miseria, non capisci un cazzo sto coso. Come fa la regina a sapere tanto di te? Il passato è visibile solo agli spiriti. Ah, ok. Ma lei può vedere entrambi i mondi. Forse potrebbe condurci a ciò che cerchiamo. Boh, chi lo sa, magari è vero. Se magari ti dai una mossa. Eccoci qua. Perfetto, ne abbiamo un altro di quelli di Mir. Dove sarà mai? Ma dove sarà mai coso qui? Eccolo qui. Leggiamo, sentiamo, cioè. Per le bianche acque del fiume Anduin, per i riflessi dell'iridescenza, che Nurnen possa guardare a me, Marwen, e al mio dono di chiaroveggenza. Possano il fuoco, la terra e l'aria scostar le brume che velano il mondo. Signori di Aman, nuovi poteri per la Dama della Riva, domando. Sì, interessante proprio. Andiamo a fare il Mir adesso, di qua, che è due passi, proprio dietro l'angolo. Insomma, gli uomini delle tribù sono disperati. Faranno di tutto per resistere. La natura prospera a Nurn. Non avrei mai pensato di vedere tanta vita qui. È così che l'oscuro signore nutre il suo esercito. Se magari non mi ammazzi i dialoghi, io sono contento lo stesso, insomma. Allora, dove c'era il coso della cosa? Di nuovo, e non sarò così buono. Dove cazzo è? Che non lo vedo, accidenti. Non riesco a capire. Ah, ma è là, ma porca miseria. Dove vai? Dove vai? Fermati. Porca miseria. Ok. Ha fatto. Nani Kirgelar Mordor. Perfetto. E sono punti facili questi, dai. Fatto manufatto, andiamo a prenderlo. Ci faccio una bella cosina, va. I suoi occhi vedono la tua vera forma. Desidera che il creatore degli anelli si risvegli. Poi perché? Non lo so. Spero ce lo dirà. Ho sentito qualcosa. Vedo il ramingo. Sì, vedi questo, vedi. Solo io. Scusate, ci ho fatto prendere il panico. Chi è che c'era un peccato ancora? Ah, scusate, non l'avevo visto. Eccoci qua. Ok, stavo dicendo che devo andare di qua. Questa abilità è un tocco sano per le nostre cose qui, diciamo. Ci puoi andare di là, facciamo così. No, di là, guarda. Di qua. Oddio. Facciamo così, vediamo se me lo fa. Oh, bravo. Adesso salisci. Saliziona. Salustra. Eccoci qua. Perfettico. Penso che questo. Andiamo. Eccolo qua, sentiamo. E questo chi è? Un infelice bandito. Si chiama Forlun o Gorfab o qualcosa di simile. Urlava chiamando la moglie. I ragazzi hanno un po' esagerato. Un po'? Ma è morto? No. I ragazzi sanno che il capo è arrabbiato e vuole parlarci. Questo schifoso potrebbe sapere dove si nascondono i suoi amici ladri. Spogliatelo. Prendete anche l'anello e datelo al capo. A lui piace questa roba. E quando si sveglia... Mamma mia, che cattiveria inalata, insita. Allora, vediamo un pochino. Adesso possiamo andare alla questa... questa, penso che sia qui la questa principale. Vediamo potenzialmente quando siamo. Siamo a 1100. E siamo pronti a prendere un cazzo perché costa un sacco di soldi. Vabbè, non importa, andiamo pure. Non hanno rispetto per nulla. No. La bellezza esiste unicamente per essere distrutta.
Ah, che porca cazzo di gente, va. Ok, andiamo. Che fatica. Dai, su, soffo, forza, salisci. Salizione. Come sarà facile questa zona, vero? Sarà proprio una passeggiata. Ci di. Non mi piace questo rumore. Pazienza, insomma, che ci devo fare io, che questo. Quanti Uruk morti. Dovrò ringraziare i ghoul prima di ucciderli. Ah, mi sembra giusto, no? I ghoul sono spazzini. Si portano via tutto, tranne una cosa. Dobbiamo trovare le tracce dei ghoul. Ok, guardiamo subito, scusate. Eccomi qua, scusate. Allora, vediamo un po'. Devo guardare. Cazzo, devo guardare. Forse con l'anima. Vediamo un po'. Ecco le orme. Oh. È buio, è fangoso. Diamolo la porta. Orme, orme. Come attiriamo gli esploratori di Marwen nell'imbarco? Oh, porca vacca. Sì, ma adesso facciamo così, dai. Oh. Feccia umana. Ma che feccia? Sopra di noi. Ragazzi, dove stavo le orme? Ok. Non mi scappi. Sì, sì, sono proprio fermamente convinto che tu abbia ragione. Se disobbedite, vi faccio scorticare. Però, che gentilezza. Vedere che Tess. Vediamo un po'. L'ho trovato. Uccidiamolo. Torna qui. Bene, siamo arrivati. Ma siamo questo proprio... è un luogo di morte. Deve essere la cicatrice di Morgoth. Immaginavo che fosse una caverna. Andiamo pure avanti. Nel ventre della bestia, la segretezza è la mia arma. Bene. Meglio per te, no? Vediamo un po'. So che con questa grafica non vedo niente. Posso nascondermi restando in alto. Ok. Vabbè, possiamo andare anche qua, dai. Per adesso siamo così veloci che non ci turba la cosa. I ghoul temono il fuoco e la luce. Se dovessero circondarci, queste fiamme ci farebbero comodo. Ho sbagliato, porca miserica. Ma sali! Porca vacca. Adesso mi tocca andare da questo sputacchiere qui. Dai, non rompere il cazzo, muoviti. Oh, cioè, devi anche rallentare per ammazzare uno stronzo qua. Vai. Vabbè, dai, dove cazzarola era? Non lo sanno che siamo qui. Sento i loro passi che rimbombano. Adesso perché sono caduto non riesco più a salire. Che cazzo devo farci? Santa miseria. Vabbè. Miseria, che questi merda. Vai. Rimanere celato è la mossa migliore. Ok. Tocca tenere questa grafica e non vedo un cazzo, quindi è anche fatica. Posso nascondermi restando in alto. Cioè, dimmi adesso qui come rimango in alto, eh? Cioè, scusami, anche te. Allora. I ghoul temono il fuoco e la luce. Se dovessero circondarci, queste fiamme ci farebbero comodo. Ok. E adesso di qua. Vai. Ok. Certo che non è facile, perché devo proprio seguire passo passo, sennò lui si arrabbia e mi fa rifare tutto da capo. No, no, aspetta un attimo, non è che non ho spinto. Ok. Vai. Una stanza del tesoro, che il cimelio sia qui. Speriamo, perché se no è un casino. Adesso io dove guardo? Sembrerebbe di qua. Ok. Ci siamo. Meno male. Wow.
forgiato dall'oscuro signore e coperto dal sangue della mia famiglia. Il martello della forgia? Però... Fatto. Il suo potere brucia come il sole e sarà la rovina di tutta la terra. Perfetto. Oh cazzo. Fantastico. Condor, cos'è quella creatura? Ah, sconfiggilo. Cos'è? Sconfiggilo, ecco cos'è. Ah, mi ha sputacchiato. Maledetto. Eccoci qua. Ah, è immune a sta mia abilità, che bello. Mi dai un'abilità e poi sono immune gli umidi. Ok. Quanta energia avrà questo coso? Parecchia, direi. Adesso potrei, non so, fare qualcosa di diverso che ti possa fare più male. Ci dedico, così ci mettiamo tutta la vita. Vabbè, diciamo così, magari c'è ma mi sfugge, però insomma. Eccoci qua. Sto facendo un braccio come una casa, tanto ormai sto gioco è così. Esecuzione. Insisteranno finché di noi non resteranno solo ossa. Che bello. Andiamo qua, oh mamma mia. Allora, dovrei... Io cerco di prendere solo gli altri, però non è facile. Per cercare di caricarmi. Questo mi sputacchia anche. Ok. Vai. Ok. Ce l'ho fatta. Accidenti, mi sta bagattando questo veleno. Ma che ormai non manca tanto. Ok. Ah, ce l'ho fatta. Perfetto. Questa è cessata. Ma le insidie no. Ok, sono quasi pieno pieno vita. Sì, dai, possiamo dire di sì. Fuggiamo da questa oscurità. Ok. Fuggiamo. Ci provo, insomma, perché non è che sia una cosa proprio due passi facile. Accidenti. Devo solo fuggire, vero? Perché se mi dici devo combattere. Questi fuochi li fermeranno. Quali fuochi? Porca vacca, lui che parla un cazzo. Ci capisce mai niente. Vai. Ok, dimmi dove devo andare così siamo tutti felici. Mamma mia. Che sputacchiere. Che sputacchiere volanti. È così la nostra fine, se non ci arriviamo in tempo. Ok. Andiamo, andiamo. Dai che ce la facciamo. Aia. Mi stanno sputacchiando. Mi stanno sputacchiando. Ok, aia. Vai, un po' più in alto, no, Non ci faccio un cazzo. Ecco qui, ok, l'ho fatta. Dov'è quel carago, quello che manco? Rimani lì, mi raccomando, Seria. Salve, lei è? Peccato il nano. Concludere la tua carriera nella pancia di un ghoul, eh? Sono Thorvin, il cacciatore. Scommetto 10 pinte che ti sei preso il tesoro che cercavo.
Sono molto grato dell'aiuto, ma non basta ad accordarti i diritti di proprietà. Tienilo! Ho trovato qualcosa che vale molto di più. E sarebbe a dire? Un nuovo compagno di caccia. Vabbè. Quello che cacci non mi interessa, Mastro Nano. Anche se ti conduce allo scalpello che appartiene a quel martello? Ah, fantastico. C'è un'esca per ognuno di noi. E si dà il caso che la tua sia vecchissima. Beh, se mai ti andasse di cacciare, sono accampato qui vicino. Che cazzo. Trova il nano. Perfetto ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qui. Per questo video è tutto. E la tua visione, Celebrimbor? Usai i suoi insegnamenti per forgiare i tre in segreto: acqua, aria e fuoco. Vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e di farvi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao!